Benvenuti alla nostra condivisione settimanale della parola di Dio della domenica. Del Vangelo della 33ª domenica del tempo ordinario, Gesù invita gli apostoli a non avere paura quando affronteranno la missione a loro affidata da Gesù di evangelizzare i popoli, di annunziare la salvezza. Perché quando si troveranno di fronte a questa missione così impegnativa, ci sarà lo Spirito Santo che vi suggerirà che cosa dire. Ci sarà lo Spirito Santo che vi darà la forza per affrontare gli ostacoli e per superare il male che gli andrà contro per cercare di frenare la realizzazione della volontà di Dio. Oggi l'invito di Gesù a mantenere vivo il legame con Dio attraverso la preghiera, a lasciarci guidare dallo Spirito Santo è un invito che vale ancora di più, perché non siamo nel momento in cui veniamo perseguitati per la nostra fede. Questo certamente non accade per noi come è accaduto per gli Apostoli, ma ci troviamo in una società, in una realtà nella quale si pensa molte volte, sempre di più, in modo diverso quello che ci suggerisce la fede. Ciò accade nel lavoro, dove c'è un atteggiamento a volte da parte di alcuni di cercare di affermare se stessi, di curare i propri interessi, e in questo modo si va contro anche il bene di chi cerca semplicemente di fare il proprio dovere ogni giorno. Il rischio accade anche presente anche nella famiglia, dove soprattutto i ragazzi si trovano di fronte ad una realtà che cerca di allontanarli da Dio, una realtà che cerca di allontanarli dalla certezza che c'è la sua presenza nella loro vita. Il Signore allora ci dice che oggi, per me sacerdote, ma anche per te, per ciascuno di noi, è importante mantenere lo sguardo verso Dio con perseveranza, continuare ogni giorno a far lasciare nella nostra vita la traccia della presenza di Dio attraverso la preghiera. Se noi, quando ci alziamo al mattino, già diciamo: Signore, grazie per la giornata che mi hai donato, se noi in tanti momenti ci rivolgiamo a Dio e chiudiamo la nostra giornata con il ringraziamento a Dio per il tempo che ci ha donato, allora questi piccoli momenti nell'arco della nostra giornata sono dei momenti in cui lo Spirito Santo entra nella nostra vita. Lo Spirito Santo ci dà la forza di resistere alla tentazione di andare contro Dio, con un comportamento che non è secondo il Vangelo. Lo Spirito Santo ci dà la forza di guidare a me sacerdote, di guidare le persone che incontro e a voi di guidare i vostri figli, di guidare i ragazzi, i giovani. Non dimentichiamo mai di rivolgerci a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.